Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Leggo su Open, rotocalco turbo mondialista formato, composto e fondato dal direttore Enrico Mentana. Leggo che Djokovic, il tennista serbo che molto ha fatto parlare di sé in questi anni, non potrà partecipare agli Indian Wells negli Stati Uniti d'America. Non potrà accedere agli Stati Uniti d'America in quanto non è benedetto col Santissimo Siero, sempre laudando in saecula saeculorum, il Santissimo Siero, sacramento fermissimo della religione terapeutica, del quale ci siamo estesamente occupati nel nostro libro Golpe Globale, Capitalismo Terapeutico e Grande Reset, edito da PM. Ripeto, Golpe Globale, Capitalismo Terapeutico e Grande Reset. Insomma, gli Stati Uniti d'America decidono che Djokovic non è degno di entrare, di partecipare a questa gara sportiva e quindi viene escluso. La più grande democrazia del mondo, come viene detta in maniera ingiustificata, a mio giudizio, da taluni. Siamo davvero certi che gli Stati Uniti d'America siano la più grande democrazia del mondo? O forse sono gli Stati Uniti d'America la più grande demofobia del mondo, cioè il più grande paese che spregia i più deboli, il popolo, le classi nazionali popolari? Punto di domanda. Non lo so, una cosa è certa, che vi è, o sembra esservi almeno, un vero e proprio accanimento a oltranza contro Djokovic, questo fuoriclasse del tennis che in un mondo normale avrebbe dovuto essere stato nominato su The Times personaggio dell'anno e che invece continua a essere avversato in ragione delle sue scelte non allineate. Del resto, egli è divenuto ormai da tempo una sorta di testimonianza vivente della capacità di dissentire, di non piegarsi all'ordine dominante. E proprio per questa cagione egli viene ora perseguitato, se mi consentite questo termine un poco forte, mi rendo conto, viene perseguitato dalla civiltà del dollaro che non gli permette di gareggiare, con un gesto platealmente volto a punirlo per le sue scelte, per punire ciò che egli rappresenta, la volontà di agire liberamente e secondo coscienza. Insomma, non ci stupiamo di questa scelta e ci permettiamo di dire che Djokovic continua a rappresentare, sia quel che sia rispetto a ciò che si pensa delle benedizioni col Santissimo Siero, la libertà di agire secondo coscienza e usando sempre la propria testa, una sorta di Odisseo dei tempi contemporanei che agisce ascoltando la propria coscienza e rifuggendo dal pensiero unico dominante.